Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. L'Assemblea di Palazzo Lascaris all'unanimità ha proclamato consigliere Michele Formagnana in sostituzione di Riccardo Molinari, Lega Nord, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che lo ha dichiarato ineleggibile. L'Aula ha poi votato 4 ordini del giorno, 2 approvati all'unanimità sulle aziende Nova Plast e Alpitour, respinti gli altri 2 relativi alla data del referendum sulla caccia. Il trasporto pubblico regionale è stato al centro del Consiglio straordinario convocato il 14 febbraio su richiesta delle opposizioni per chiedere di stanziare i fondi necessari a garantire il servizio e presentare il piano triennale in base a quanto previsto dalla legge. Ampio il dibattito con interventi di esponenti di vari gruppi dell'assessore trasporti Barbara Bonino. In chiusura di seduta è stato respinto l'ordine del giorno sull'argomento, primo firmatario Davide Gariglio, Partito Democratico. Ascoltiamo Rocchino Muliere, Partito Democratico. La scelta della giunta regionale di tagliare le risorse per il trasporto pubblico locale è una scelta che non condividiamo assolutamente. Chiederemo in discussione di bilancio di cambiare questa decisione, di trovare le risorse necessarie per garantire il futuro del trasporto pubblico locale. Francesco Toselli, Popolo della Libertà. Mancano ingenti risorse, sono diminuiti i trasferimenti da parte dello Stato e quindi bisogna ripensare al trasporto pubblico locale. Certo, bisogna essere comunque meno torinocentrici, salvaguardare le zone periferiche del Piemonte Nord e del Piemonte Sud, soprattutto quei territori dove il trasporto viene asservito a quelle fasce più deboli della società civile. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente dell'Assemblea Valerio Cattaneo, ha deciso di aderire anche quest'anno alla campagna sul risparmio energetico Mi illumino di meno, tradizionale appuntamento lanciato dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2, giunto all'ottava edizione. Il Consiglio regionale ha messo a disposizione di dipendenti e cittadini un decalogo di buone pratiche per contribuire al contenimento dell'energia attraverso la riduzione degli sprechi dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la produzione di energia pulita. Presentato il quaderno didattico su Palazzo Lascaris, dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni che partecipano all'iniziativa Porte Aperte. Il quaderno è pensato per permettere la rielaborazione degli argomenti incontrati durante le visite guidate a Palazzo, un approfondimento sulle funzioni del Consiglio regionale e un'esplorazione degli ambienti della storica dimora attraverso l'utilizzo di giochi, indovinelli, quiz e adesivi. La Sala Balaffi ospita dal 21 al 28 febbraio la mostra Don't Forget, l'arte e la resistenza, che si conclude con un'asta di beneficenza per raccogliere fondi in favore del Museo Diffuso della Resistenza e dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.